amici di Assist Sportivo, buonasera, qui dal Pala di Leo in compagnia di coach Russo al termine della partita contro il Castellaneta. Allora, coach, match difficile perché il Castellaneta parte all'inizio un po', comunque l'Olimpica parte all'inizio un po' contratta, proprio perché il Castellaneta parte con la giusta, diciamo, aggressività all'inizio. Sì, in effetti non è stata una partita da un punto di vista spettacolare, bella, anche se abbiamo fatto 87 punti. Questo non giustifica l'andazzo di questa partita. In effetti abbiamo lasciato molti tiri ai giocatori avversari. Loro si vedeva che erano scarichi da un punto di vista di pressione. In effetti chiunque tirasse metteva la palla dentro. E questo c'è stato un momento di rincorsa nei primi due quarti. Siamo arrivati quasi, non sbaglio, quasi a 20 punti sotto, però abbiamo avuto una buona reazione e abbiamo giocato, bisogna dirlo, anche contro una buona squadra, con buoni elementi, e alla fine il risultato è quello che conta. Ecco coach, potremmo dire che è mancato un po' di sostanza sotto la plancia, perlomeno al primo tempo. Sì, diciamo che è mancato un po' di concentrazione, determinazione, soprattutto quello che io chiedo, sacrificio. Sacrificio da un punto di vista di approccio alla partita, rispetto dell'avversario, perché abbiamo visto che queste qua appena avevano 2 millimetri ci tiravano in faccia e facevano canestro. Però tutto sommato io guardo al risultato finale, che hanno portato 2 punti in casa Olimpica, e d'altronde andremo a lavorare per aggiustare alcune cose. Devo lamentare un po' una rotazione cortissima della mia squadra e purtroppo spero che alla fine non paghi il dazio. Ecco, grandi doti tecniche dimostrate anche da Pannaggio, lei cosa ne pensa in merito? Non ho capito, scusa. Grandi doti tecniche di Pannaggio, lei cosa ne pensa in merito? Pannaggio è come gli altri, si deve mettere a disposizione della squadra. La nostra forza è proprio il gruppo. Se iniziamo a fare individualità, secondo me ci andiamo a castigare tantissimo. Se lavoriamo invece di squadra, siamo umili e lavoriamo per il compagno, secondo me possiamo fare un buon campionato. Prossimo match, trasferta contro l'Altamura, sarà un bello scontro, diciamo, tra Radovic e Pannaggio, i due titani, tra virgolette. Sì, penso che siamo primi in classifica, andiamo lì ad Altamura a giocare con la prima in classifica, anche loro non so che faranno oggi o domani. Io insegnerò ai miei compagni, ai miei giocatori, di andare un po' con la giusta approccio alla partita, cioè senza quella pressione addosso. Non devo dimostrare niente, ma bensì sono loro che giocano in casa e devono cercare di vincere. Bene, allora grazie coach, alla prossima. Grazie a lei. Siamo qui con coach Compagnone al termine di questa partita contro l'Olimpica Basket Cerignola, un Castellaneta che parte veramente col dente avvelenato dopo la vittoria con il Manfredonia, vuole scalare la vetta a tutti i costi, oggi però non ce l'ha fatta. No, perché forse se avevamo la stessa partenza in casa contro il Cerignola sarebbe stato diverso, però qui abbiamo fatto all'inizio una buona pallacanestro. Poi mi aspettavo il loro ritorno, però con un po' più di testa sulle spalle avremmo giocato la partita fino alla fine. Comunque merito anche al Cerignola, una gran bella squadra. Nel primo tempo davvero il Castellaneta ha messo in difficoltà l'Olimpica Basket Cerignola, forse è mancata la giusta cattiveria al termine della gara, lei cosa ne pensa? Io c'ho il presidente di fronte, quindi non lo posso dire, però va bene, lo dico lo stesso. Se avevo un ricambio in più, forse avrei potuto far rifiatare un po' più le persone. Io voglio rimarcare che la mia squadra è fatta tutta di castellanetani e i primi cambi che io eseguo sono di ragazzi 99, 98, 97, e quindi non abituati a questa categoria, però lavoreremo e andremo avanti, poi vediamo cosa succede. Grande prestazione del vostro top scorer, il capitano Moliterni, che alla fine, diciamo, ha avuto un piccolo disguido. Sì, è stato un incidente, io posso garantire che ho visto la scena, il ragazzo incolpevole del Cerignola, non ricordo il nome, è incolpevole, l'ho visto, è stato un infortunio accidentale, e spero di recuperare Moliterni perché è una pedina molto importante per noi. Prossima gara come l'affronterete? Con lo stesso spirito spero che abbiamo iniziato la partita qui. Se iniziamo le partite, le finiamo soprattutto,
possiamo dire la nostra. Grazie coach, alla prossima.